Benvenuti amici appassionati collezionisti, benvenuti ad un video, ad un nuovo video sul mio canale Diabolic 68. Oggi proprio Diabolic, dalla testa fino ai piedi, e non potevo esimermi da questo abbigliamento, da questa mise, per presentare chiaramente il volume, il box del mitico Diabolic film DVD Blu-ray che aspettavo, che mi è arrivato con tanto di fumetto incluso in omaggio. E quindi un po' la maschera ogni tanto fa le bizze, ma insomma Diabolic è sempre Diabolic anche in questo, vedete. E questo è il Diabolic, vedete. Ora faremo l'unboxing del DVD con tanto di, vedete, di fumetto numero 3 contenuto all'interno, e vedremo anche altre cose che ci sono all'interno. E poi una piccola chicca, presenterò insieme al Diabolic film e quindi al box, all'unboxing di questo DVD Blu-ray, presenterò delle mie, diciamo, collezioni personali, private, firmate da un disegnatore di Diabolic che ho il piacere di presentarvi e di farvi vedere nel video. E quindi spero il video vi piaccia, buona visione a tutti ragazzi. Eccoci qua e faremo questo, per questo apertura, unboxing del Diabolic film che mi è arrivato da poco, e vedremo un po' chiaramente il contenuto, chiaramente è sigillato, quindi lo apriremo. Film che di recente c'è stata la visione al cinema, e possiamo dire, va bene, questo già io non l'ho ancora visto il film, quindi lo vedrò proprio dopo che aprirò questo box. E Diabolic è uno dei personaggi, se non dei miei primi, più diciamo dei miei preferiti, tra i miei preferiti. E il film è dei fratelli Manetti, e abbiamo Marinelli che interpreta Diabolic. Poi dire una cosa su questo: Valerio Mastandrea che fa Ginko, e poi Miriam Leona, bellissima, che fa Eva Kent. Ora, questa è una limited edition. La cosa positiva è che è nel duplice formato DVD, per cui chi ha il DVD lo può vedere tranquillamente, ma c'è anche il Blu-ray, la visione in Blu-ray ancora più qualitativa, e quindi chi ha il Blu-ray, io ce l'ho perché lo potrò utilizzare con la console Xbox Serie X, e quindi sicuramente lo vedrò in qualità più alta. È interessante perché c'è anche un fumetto, chiaramente è un fumetto in copia anastatica, chiaramente va detto, ma certamente è una bella pensata questa di introdurre il fumetto in copia anastatica, il fumetto da cui sembra sia stata presa o spunto per fare la storia di questo film, che sarebbe il fumetto di Diabolic numero 3, che ora vedremo, perché infatti ecco qua, si vede già all'interno, vedete, il numero 3. E poi ci sono anche delle card esclusive. Questo, diciamo, è il box che io avevo già preso in preordine, e quindi ora ce lo andremo ad aprire. Vediamo un attimino. Proviamo ad aprirlo senza, diciamo, fare danni, perché è molto, il cellophane è molto stretto, e quindi penso che dovremmo riuscire senza fare danni. Ok, stiamo vedendo,
lo apriamo. Ecco qua. Un po'. Oh, perfetto. Andiamo. Lo togliamo. E allora, qua abbiamo il box. Lo rivediamo senza cellophane, così magari si vede, diciamo, in tutta la sua bellezza. All'interno, vediamo, sfiliamo. Ecco, vediamo un po'. Ecco, guarda. Vediamo un po' questo che cosa. Questa è la cosa del box, del DVD, immagino, sì. Per tenere poi il numero. Sì, ecco il numero 3, sì. E questo è Lady Kent. L'arresto di Diabolik, bellissimo, perfetto, veramente i colori sono quelli, il fumetto è molto bello. E qua chiaramente, a differenza del classico 3 anastatico, già si vede che, per esempio, aprendolo, chiaramente c'è un riferimento al film. Infatti Diabolik, il film, quando i Manetti Bros ipotizzarono di realizzare il film Diabolik, subito decisero che sarebbe incentrato sul primo incontro tra Diabolik ed Eva, appunto, quando col numero 3 questo avviene. Il film è ispirato quindi al terzo episodio della saga, L'arresto di Diabolik. Volendo rispettare il più possibile l'impianto originale della storia scritta dalle sorelle Giussani, chiaramente le ideatrici del Diabolik, e i registi autori si resero conto che l'ambientazione doveva essere datata anni 60, un contesto in cui una ghigliottina o una Jaguar d'epoca risultassero credibili. Già la Jaguar E-Tape, come per il pugnale le maschere di plastica, un suo ruolo era obbligatorio volendo presentare Diabolik. Che pazienza se quest'auto non appariva nell'episodio ispiratore, passando da un medium all'altro, qualche libertà era giustificata. Vabbè, questo è un, diciamo, cappello iniziale, e poi si passa al vero e proprio albo, L'arresto di Diabolik. Va bene, poi questo lo guarderemo con attenzione. Io ce l'ho già nell'altro formato anastatico, che sto facendo con la storina, quindi abbiamo questo è il fumetto. Questo è invece il DVD Blu-ray, ecco qua, all'interno c'è tutta la storia, ecco qua, vedete, qua abbiamo il formato, questo è Blu-ray e questo dovrebbe essere quello DVD. Qua ci dovrebbero essere, ecco, le cartoline, le... Perfetto, bello, c'è il molto belle grandi, ecco, il pugnale con Diabolik ed Eva Kent, che sono, si intravedono nella contro immagine che dà il coltello, ecco qua, vedete, emozioni, il cuore che batte forte, questo mi farebbe innamorare, Eva Kent. E qua abbiamo in bella vista invece il nostro Diabolik con tanto di pugnale. Nessuno si prende gioco di me e rimane vivo, Diabolik. Ottimo. Queste sono le card da collezione che sono contenute all'interno. Qua invece abbiamo i due formati, vedete? Formato DVD e formato Blu-ray. Quindi in duplice possibilità, quindi per tutti, e si possono poi riposizionare qua le due belle card, molto bene. Questa, tra l'altro, in controluce, bell'effetto, anche se mi sembra che se le teniamo così forse è meglio, senza andare a forzare, e si chiudono.
e quindi abbiamo visto anche, e questo è il box dove va all'interno. Quindi in poche parole questo ci consente di far vedere, perché l'albo chiaramente sarebbe stato più piccolo, vedete? Quindi guardate, vedete che è più corto. Allora si è pensato bene di fare, di creare una sorta di, ecco, di, diciamo, stampa e di cartoncino che potesse consentire di inserire bene anche l'albo. Quindi si mette questa, si mette qua così, ok, al contrario, in modo tale che si spunta qua il numero 3, si vede il numero 3. E poi, anche se è un po' stortina, devo dire, mi sembra un po' fatta un po' stortina, potevano farla un po' meglio, perché in effetti si vede, ma è un po' stortina. Prima sembrava di no, non so se è un discorso, vediamo, lo riposizioniamo. Qua ci mettiamo, qua ci mettiamo il suo fumetto, andiamo a introdurre, è un po' stortino. È strano perché prima non mi dava questa non si vedeva con la plastica, invece così si nota di più. Molto molto strano. Questa la cercherò di capire bene. Aspettate un attimo, forse ci siamo arrivati. Ah, si deve forzare, ho capito. Si deve forzare. Uno vuole fare le cose senza forzare, invece si deve forzare, ok? Con un po' di delicatezza si deve un po' piegare, va bene? Quindi se voi avete avuto lo stesso mio, diciamo, tra virgolette, dubbio, si deve un po' spiegazzare. Quindi si rimette di nuovo dentro, ok? Questo si posiziona così, ora dovrebbe andare, ecco, ora ci siamo, perché vediamo un po', ecco, vedete che ora è dritto, perfetto, ora è dritto, e quindi andiamo a riposare, andiamo a rimettere l'albo, lo mettiamo così, perfetto, e ci mettiamo il DVD. Ci vuole un po' di, ogni tanto ci vuole un po', vedete, ora è perfettamente dritto, vedete, prima dava un po' di, era un po' stortino, invece così ora è perfetto, va bene, ok. Ora non vedo l'ora di vedere il film, che vedrò immagino stasera con calma. Quindi abbiamo visto il bellissimo box in edizione limitata, sì, infatti limited edition, per cui secondo me, insomma, non dovrebbero essere tantissime le copie, sicuramente, non so se c'è un numero, però serie limitata dovrebbe essere qualcosa un po' non proprio, diciamo così, di numericamente elevata. Bene ragazzi, ora andremo a vedere una cosa. Visto che ci siamo visti questo Diabolic, ho pensato di associare al box Diabolic, che devo dire aveva qualche altro youtuber ha già fatto vedere, ma io, siccome avevo promesso a qualcuno che me lo chiedeva che l'avrei fatto vedere anche io, perché mi stavo per arrivare, associerò ora delle, diciamo, cose che ho io, sempre firmate da, in questo caso sono delle stampe, litografie firmate chiaramente da un disegnatore ufficiale di Diabolic, che tra l'altro mi risulta che questo disegnatore c'entri molto con questo, con la presentazione del film e anche del volume che è uscito per questo film. Andiamoci a vedere questi disegni molto belli e scopriamo chi è il disegnatore. Allora, spero che si riescano a vedere. Perfetto, queste sono, andiamo a vedere la prima,
vedete, sono dei disegni riferiti ai delitti di Diabolik, alla serie Delitti di Diabolik. Il disegnatore è Riccardo Nunziati. Riccardo Nunziati, che è ufficialmente un disegnatore che ha tanto dalla Astorina, tanto di autorizzazione ufficiale dalla Astorina, tant'è che non solo, vedrete, non solo lui mi firma, vedete qua c'è la firma, ma addirittura ha un timbro ufficiale dalla Astorina e lo appone, perché, ripeto, è uno dei disegnatori ufficiali che può, diciamo, andare a mettere questo timbro. E quindi questo fa parte, come sapete, io ho diverse collezioni, anche collezioni diciamo, di disegnatori e anche di firme, di loro opere. In questo caso stiamo parlando del Riccardo Nunziati, delle opere di Riccardo Nunziati riferite a Diabolik. Non è l'unica, ora ci vedremo questa. E poi ci vedremo altre due opere, sempre di Riccardo Nunziati. Ok, andiamoci a vedere questa intanto. Ci apriamo. Vedete qua c'è Diabolik, guardate. E poi dietro abbiamo Gioielli Eva Kent. Gioielli Eva Kent, sempre Riccardo Nunziati. Questo è il suo bigliettino personale che mi ha dato. Tra l'altro mi sono registrato, sono scritto e lui mi manderà, quando ci sono novità, mi manda alla mia mail personale, mi manda le uscite. Ok, andiamo a vedere questi due, vedete? Queste due opere. Una Delitti di Diabolik e una Gioielli Eva Kent. Come vedete, entrambe, guardate, entrambe hanno questo Delitti di Diabolik, la coppia, vedete, Diabolik e Eva Kent, la coppia del crimine, è una cartella che contiene la stampa tipografica di alta qualità tratta dall'illustrazione ufficiale originale Akina, realizzata per Diabolik ed Eva, la coppia del crimine. È una tiratura limitata, garantita in soli 50 esemplari, numerati in cifre arabe e firmati dall'autore. 40 esemplari sono in edizione speciale, numerati in cifre romane e firmati dall'autore. 10 esemplari numerati in lettere, riservati ai collaboratori, stampati su carta tintoretto grasso 300 grammi. Questa è la copia numero 38 su 50. Io ho la copia numero 38 su 50. Si ringrazia la casa Astorina per le autorizzazioni concesse alla realizzazione dell'opera. Quindi lui è stato autorizzato dalla Astorina. Vediamoci questo primo lavoro di Riccardo Nunziati con tanto di firma. Ecco qua. Vedete? Qua abbiamo Riccardo Nunziati, Nunziati 2020. Guardate qua, ve lo faccio vedere. La firma già me l'avevo fatta, l'aveva messa qua, ma lui mi ha pure scritto, oltre questo, per Marco. Vedete? Faccio vedere. Per Marco 2020, quindi questa non so se riuscite a notare, qua abbiamo proprio il sigillo, il timbro della Storina. Qua c'è per Marco, qua c'è il numero 38 su 50, la sua firma e qua c'è Nunziati 2020, sempre lui, vedete, stessa scritta nella stessa. Qua dove c'è scritto per Marco, vedete che mi ha scritto che fa parte della linea Nunziati 2020 per Marco. E questo è il disegno, bellissimo, guardate.
bellissimo. Qua abbiamo poi la, vedete, qua c'è poi tutto, diciamo, quello che riguarda il disegno. Non ve lo leggo tutto perché insomma è tratto chiaramente dal lavoro, però vi assicuro che c'è chiaramente tutta la spiegazione dell'opera da lui disegnata. Guardate qua dietro, vedete, qua c'è il timbro relativo all'opera, alla serie opera dell'opera, e guardate qua, guardate, Diabolik, Astorina, vedete, Astorina, quindi non c'è improvvisazione, non stiamo parlando di un diciamo illustratore o disegnatore così improvvisato, che bravo per quanto possa essere. Qua parliamo di un disegnatore ufficiale riconosciuto dalla Astorina con il timbro, vedete, lui proprio ha preso il timbro e davanti a me l'ha posto qua, vedete, c'è proprio l'autorizzazione, lui è un disegnatore ufficiale della Astorina con tanto di timbro. E questa, vedete, la presente stampa è impressa con tecnica tipografica su cartoncino di pregio, tiratura limitata. Vedete, la serie completa Delitti e Gioielli si compone di due stampe tipografiche ufficiali numerate, firmate dall'autore e timbrate a secco, di cui la presente è la numero 1. Perché vi dico questo? Perché ora vi farò vedere la seconda, che è riferita alla stessa collezione, però è della Gioielli, la numero 2. In poche parole, questa è la numero 1, quindi, ok, e questa è l'altra, vedete, Gioielli. Questa qua è la numero 2, quella che va a comporre e a definire l'intera collezione, che è fatta su due numeri, numero 1 e numero 2, in tiratura limitata. Infatti, ci andiamo a vedere questa, guardate. Qua c'è sempre, vedete, la spiegazione, praticamente tutto quello che riguarda l'opera. Guardate qua, sempre 38 su 50, perché chiaramente è la stessa, vedete, 38 su 50, la sua firma messa qua, è scritto a Marco, con la stessa, vedete, diversa, a Marco, con la stessa china sul nero, vedete, bianca su sfondo nero, bellissimo. Qua c'è sempre il timbro, vedete, timbro della Astorina. E dietro, guardate, dietro stessa cosa del numero 1, vedete, Astorina con timbro che lui ha preso e ha posto qua in mia presenza. Tra l'altro c'ho pure un filmato e fotografia, ma questa è una cosa privata, chiaramente. E qua chiaramente la serie. Ora, voi vi avevo fatto leggere che quella era la numero 1 di due di un lavoro dove c'era la numero 1 e la numero 2 che lo concludevano. Infatti questa è la numero 2 dell'altra serie. E se voi guardate, vi faccio leggere, vedete, Diabolik, Eva Kent, la coppia del crimine, Gioielli, Eva Kent. La presente stampa è impressa con tecnica tipografica su cartoncino di pregio in tiratura limitata. La serie completa proprio per come quello che avevo detto prima io, Delitti e Gioielli, quella che vi ho detto prima era Delitti e questa invece Gioielli, si compone di due stampe tipografiche ufficiali numerate, firmate dall'autore, timbrate a secco, di cui la presente è la numero 2, Gioielli. L'altro numero 1 della stessa collezione è 1 Delitti, infatti questa è la numero 2 Gioielli e questa è la numero 1 Delitti. Queste due sono la collezione completa di questa opera di Nunziati, quindi firmate con tanto di timbro a secco, con tanto di dedica, insomma, come al solito per me che sono un collezionista anche di queste, è tanta roba. Bene, questa è una, ma non abbiamo finito. Vi faccio vedere sempre altro lavoro. Ok, Riccardo Nunziati. Allora, un attimino. Qua abbiamo, questo è particolare, perché qua abbiamo una doppia
una doppia dedica, di cui mi pregio di essere uno delle due, anche se ammetto che quella a me è un po' così forzata, nel senso che è quella che insomma mi ha fatto Riccardo Nunziati di persona, ma questa è un'opera che è stata dedicata a un grande che ha disegnato, a un grande autore di Diabolik, che è Zaniboni, Sergio Zaniboni. Infatti noterete che qua c'è scritto proprio dedicato a Sergio. Vediamo un po' se, però vediamo, andiamoci per gradi, vediamo qual è il, andiamo a vedere prima il numero 1, che dovrebbe essere questo, sì, perché dove c'è Diabolik di solito è il numero 1. Quindi abbiamo Diabolik, vedete, Riccardo Nunziati, anche qua la firma, timbro della storina, dedicato a Sergio, perché girando poi guardate che bellissimo il disegno, ragazzi, che meraviglia, guardate qua, dedicato a Sergio Zaniboni, questo qua, vedete, dedicato a Sergio Zaniboni, e qua c'è il timbro. Ma non vi sarà sfuggito, sempre l'opera è riferita al 2020, non vi sarà sfuggito che questa è l'opera 47 su 50, è chiaramente qua riportato, quindi stiamo parlando sempre di serie limitate a 50, sempre riferite a due stampe, dove c'è la prima, la numero 1 e la numero 2, che completano la collezione. Non vi sarà sfuggito che questa è la firma che mi ha fatto davanti il disegnatore, ma non vi sarà sfuggito neanche questa. Bellissimo, bellissimo, guardate qua, per il diabolico Marco, questa davvero l'ho voluta per il diabolico Marco, e quindi questa dedica sinceramente mi inorgoglisce, perché Diabolik 68 è un diabolico, e quindi per il diabolico Marco. Ma guardate che meraviglia il disegno di Diabolik, guardate, guardate Diabolik, con tutto il rispetto per l'attore del film Diabolik, Marinelli, devo dire che per me Diabolik è questo. È lui, questo è Diabolik, con tutto il rispetto per chi lo ha interpretato, e per me non è tanto somigliante al Diabolik. Dedicato a Sergio Zaniboni, Diabolik a Storina, illustrazione originale di Riccardo Nunziati. Quindi capite bene che questa è un'altra bellissima, guardate qua, Storina, vedete il timbro, guardate, tanto di timbro, Astorina SRL. E qua vi dice che è dedicato a Sergio Zaniboni, Diabolik, è impressa con tecnica tipografica su cartoncino di pregio, tiratura limitata. Si compone, la serie completa, dedicata a Sergio Zaniboni, si compone di due stampe tipografiche ufficiali numerate, firmate dall'autore, timbrate a secco, di cui la presente è la numero 1, cioè Diabolik, l'altra numero 2, numero della stessa collezione, è la numero 2 Eva, che andremo subito a vedere, eccola qua. E qua ci abbiamo Eva, dedicata sempre a Sergio Zaniboni, sempre con la firma di Riccardo Nunziati, chiaramente questa è la firma che mi ha messo, ma non solo là, la firma me l'ha messa qua, qua a Marco, vedete, dedicata a Sergio Zaniboni, e il timbro a secco che si vede, si scorge, ma vi posso diciamo chiaramente testimoniare che è in rilievo, chiaramente.
47 su 50, quindi parliamo sempre della serie limitata, 47 su 50, e questo è il meraviglioso disegno della bellissima Eva Kent. Notare l'accenno del seno, meraviglioso, la bellezza della Eva Kent. Meraviglioso disegno. E qua, chiaramente, al solito, abbiamo tanto di timbro, anche a secco, a storina. Vedete? E questa, vedete, la serie dedicata a Sergio Zaniboni, dove ci sono le classiche due stampe, perché sono più di due, non ne fa una, sono la 1 e la 2. Questa è la numero 2, perché l'altra è riferita al numero 1 di Abolic, che vi ho fatto vedere prima. E quindi questa qua è l'altra collezione completa riferita al mitico di Abolic, disegnato e illustrato da Riccardo Nunziati, in questo caso dedicata a Sergio Zaniboni, un altro grande. Ma non abbiamo finito i neri di Abolic. Adesso ci vediamo i neri di Abolic. Qua abbiamo, guardate, Nunziati. Guardate che meraviglia di disegni. Qua abbiamo più di un disegno, che abbiamo addirittura lo schizzo. Guardate, il nero del fumetto italiano, è la serie K, il nero del fumetto italiano. La lettera K ha rappresentato nel decennio che va dal 60 al 70 una vasta schiera di personaggi. All'interno del nome di questi eroi all'italiana, la lettera K risulta essere la lettera minacciosa, teutonica, misteriosa, un simbolo enigmatico. Vedete? Riuscendo a rappresentare una nuova schiera di eroi nel mercato del fumetto, che da lì in poi verrà etichettato come fumetto nero italiano. Il genere ebbe successo creando tante vendite e quante polemiche, fino ad arrivare anche nel dibattito pubblico all'interno dei tribunali. Sì, è vero, perché vi ricordo che ai tempi molti, moltissimi, anche fumetti dell'epoca, negli anni 60, vennero censurati, perché non era usuale trovare la censura, perché si andava a ledere un po' il senso del pudore o la suscettibilità della gente. Quindi è vero, mi ci trovo benissimo. E quindi ci sono una serie di informazioni in riferimento a questo. E quindi di questa serie, il Diabolic, che ha la K finale, guardate qua, questa è la serie, chiaramente è un po' diversa come, tiratura. Qua c'è scritto, questa è, diciamo, in serie un po', ora poi lo leggeremo dopo. Nunziati, questa fa parte del Nunziati però 2019, molto bello. Guardate, guardate lo sguardo di Diabolic, Ginko, Diabolic qua, Eva Kent, insomma, spettacolare disegno, spettacolare disegno, ragazzi. Sempre al solito abbiamo, qua è diverso che qua c'è proprio la scritta Diabolic, questa è un po' diversa, differente, ma sempre parliamo di opere spettacolari. Guardate qua, la stessa, vedete, la stessa immagine però è matita, prima che venisse creato poi con la china, vedete? E questo è bellissimo, anche questo, guardate che meraviglia. Qua c'è pure il tanto di timbro, il timbro ovviamente anche qua da questo lato, questo è il timbro della storina, qua c'è il timbro della storina, vedete? Guardate qua, vedete? Edizione a tiratura speciale, questa qua, vedete? Questa fa parte proprio di una stampa che, se non sbaglio, è riferita a coloro che sono collaboratori, insomma, che quindi è anche un po' particolare come tipologia. E questa è una stampa tipografica ufficiale, numerata, firmata dall'autore e timbrata a secco. Questa stampa d'arte è dedicata a Diabolic, Diabolic a Storina. È l'esemplare numero 36 di 40, perché c'è l'X, questo dovrebbe essere 40, quindi 36 di 40, che sono 10-20, sì, 36 di 40, perché questo vale è 50, l'X prima 10, quindi 40. E il nero è fumetto italiano, cartella contenente la stampa tipografica di alta qualità tratta dalle illustrazioni ufficiali originale a china realizzata per K, il nero del fumetto italiano. Infatti, guardate, tiratura limitata garantita in soli 50 esemplari, numerati in cifre arabe e firmate l'autore. 40 esemplari, e questa è l'edizione speciale,
varianti esemplari numerati in cifre romane, ecco le cifre romane, firmati dall'autore. Ok, quindi questa è speciale. Perfetto, sempre con stampa speciale Tintoretto, gesso 300 grammi. Questi sono gli altri, le altre opere che vi ho fatto vedere, su cui sono contentissimo e mi pregio di averli, perché non sono cose che si trovano. Queste, diciamo, sono cose che potete avere solo conoscendo, avendo contatti con i disegnatori, e chiaramente si pagano, però voglio dire, averli poi è tanta roba, perché sono, come vedete, sono quei pezzi che non hanno tirature così infinite, e quindi insomma si prendono. E poi abbiamo il nostro bel Diabolic DVD che ci andremo a vedere. E quindi, cari amici, cari ragazzi, appassionati, collezionisti che mi seguono nel mio canale, nel canale Diabolic 68, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se è così, lasciate un like, condividetelo, e se non l'avete ancora fatto, magari vi iscrivete, perché prossimamente farò altri video. Grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video di Diabolic 68.